Buon anno a tutti e in particolar modo buon anno a tutti gli appassionati di videogiochi. Accanto a me un ragazzo che di videogiochi ne sa veramente a pacchi, Simon. Auguri anche a te, Simon, buon anno. Grazie, grazie e auguri anche a te, buon anno. Accanto a me invece c'è una ragazza che i videogiochi li vive sulla propria pelle, vero Giorgio? È proprio così. Amici, l'anno che verrà sarà veramente un anno denso di nuove produzioni. Ma cominciamo subito con il nostro gioco della settimana dedicato agli appassionati della saga di Ninja Gaiden. Sto parlando di Ninja Gaiden 3 Razor's Edge, sviluppato da Team Ninja, titolo di lancio della console Wii U. Simon, quali sono le novità? Ninja Gaiden 3 Razor's Edge è la versione riveduta e corretta di Ninja Gaiden 3 uscito la scorsa primavera. Più mosse, più strumenti di morte, nuovi combattimenti e un'intelligenza artificiale rifinita per un livello di sfida più alto. Infine, l'introduzione di Ayan, un secondo personaggio con cui affrontare il gioco in cooperativa. Ninja Gaiden 3 Razor's Edge per Nintendo Wii U non può ovviamente porre rimedio alla trama disarticolata e ad una certa ripetitività dei combattimenti della terza avventura di Ryu Hayabusa per come è stata concepita su Xbox 360 e PlayStation 3, ma aggiungendo alcune armi, una più ampia scelta delle ninpo e molta più violenza, il gioco si avvicina pericolosamente e per fortuna ai Ninja Gaiden dell'era Itakagi. Uno stravolgimento quindi progettato per soddisfare i fan di questa storica serie. In definitiva, siamo di fronte alla versione Sigma di Ninja Gaiden 3, con contenuti riveduti e corretti e altri aggiunti per l'occasione. Il più importante di tutti è un nuovo set di missioni con protagonista la ragazza dai capelli purpurei, Ayane. Ninja Gaiden Razor's Edge rivede anzitutto la difficoltà. Il titolo Wii U vuole essere esplicitamente meno accessibile rispetto alla controparte PlayStation 3 e Xbox 360, schierando in campo nemici più ostici, ma anche riducendo leggermente l'influenza delle instant kill che costellavano l'esperienza di gioco. Tale versione si presenta non solo con le due armi che su 360 e PlayStation 3 potevano essere scaricate solo come DLC, la falce e gli artigli, ma con altri 4 nuovi strumenti e un ninpo inedito. La scelta delle armi e l'evocazione del ninpo è tutta gestita in punta di dita sullo schermo tattile del tablet controller. Il touchscreen è così organizzato. In alto a destra si trovano l'icona per adoperare l'abilità Ninpo, mentre in basso a destra il Ninja Sense. Sul lato sinistro troviamo un selettore per cambiare le armi in uso e in basso un'altra icona per adoperare una delle Ninja Skill. La novità più evidente di Ninja Gaiden 3 Razor's Edge è rappresentata dall'introduzione di Ayane come secondo personaggio giocabile. Oltre ad avere un numero di missioni a lei dedicate durante la storia principale, Ayane può aggiungersi a Ryu Hayabusa per affrontare le missioni in cooperativa online. C'è poi un'inedita sezione challenge, in cui i due ninja sono chiamati ad affrontare missioni ad hoc, slegate totalmente dall'astrusa storyline del gioco. Sotto il profilo dell'intelligenza artificiale, gli avversari si sono fatti più aggressivi, più furbi nel posizionamento e dalle routine diversificate. È sufficiente la presenza di un solo nemico armato di mitraglietta anziché l'usuale arma da taglio per intensificare il ritmo del combattimento. Sono piccoli ma significativi miglioramenti, capaci di innalzare il tasso di sfida e ripulire certe magagne che avevano inficiato la versione pubblicata questa primavera. In linea conclusiva, un action importante nella sempre più nutrita soft tech di Nintendo Wii U.